Buongiorno a tutti e spero che non siate rimasti scioccati da tutto ciò che ho detto nelle prime 3 ore della scorsa lezione. Ho sentito le domande che molti di voi mi hanno fatto e quindi sono felice di aver capito che mi avete veramente ascoltato, ma non solo mi avete ascoltato. Avete molto ben capito quello che io ho voluto trasferirvi. Allora, ricominciamo proprio da questo, dal grafico che vi avevo illustrato, ma perché riparto da questo? Perché evidentemente devo collegarmi col ragionamento che ho interrotto. Vi ricordate, questo era l'elettrocardiogramma che tutti voi conoscete, questa è sostanzialmente la corrente. Attenzione, che io su questo termine devo sottolinearlo sempre, corrente. Poi adesso vedremo cosa vuol dire corrente. Comunque, se io metto due elettrodi sul torace, salta fuori quella fare lì, cioè c'è un pennino che dà quell'andamento. Allora il cuore. E qui nota bene, il cuore emette corrente, produce corrente. E allora io che sono, come voi avete capito, anche un fisico, che cosa ho fatto? Ho fatto in modo di dire, ma se io applico la fisica a questo andamento di corrente, che cosa ottengo? E questa mattina io cercherò di dimostrarlo. Ogni qualvolta circola corrente in un circuito, in questo caso il circuito cardiaco, eccolo qui, e provoco e produco un campo magnetico. Ci eravamo fermati qua. E allora io a quel tempo, quindi risaliamo veramente negli anni, devo fare sempre il conto, ma insomma gli anni 90, e io ho detto, ma scusa, ma se quel grafico viene prodotto da una corrente, allora, guarda caso, io sono in grado di scrivere questo grafico, di illustrare questo grafico. E tutti forse hanno pensato che io fossi diventato totalmente pazzo, perché quel grafico lì che cos'è? È il grafico del magnetocardiogramma. Ma come magnetocardiogramma? È certo, magnetocardiogramma perché. Se la corrente era quella là, a sinistra, questo qui è l'andamento dell'eventuale potenziale, direi andamento del campo magnetico prodotto dal cuore. Ma avete capito? Prodotto dal cuore. Allora la prima considerazione che faccio da medico è, caspita, ma mentre lì sull'elettrocardiogramma io metto degli elettrodi qui sul torace, e nel caso dell'emissione di un campo magnetico, io dove li metto questi elettrodi? Tanto gli elettrodi non ci sono. Primo, avrò dei rilevatori di campo. E poi vi avevo detto l'altra volta, attenzione, che siccome qui in casa dove sono io, in questo studio, ci sono interferenze di tutti i generi, e allora per vedere il campo magnetico generato dal mio cuore, dal vostro cuore, io devo cercare di isolarvi. E cosa avevo detto? Vabbè, mettiamoti dentro in una gabbia, quella che io ho chiamato in maniera corretta gabbia di Faraday. Cos'è la gabbia di Faraday? La gabbia dell'uccellino, che diventa evidentemente abbastanza grande perché deve contenermi. Io verifico prima se le cose che vi sto dicendo sono vere, verifico stando fuori dalla gabbia, verifico se dentro la gabbia c'è campo magnetico non c'è, è zero, quindi poi che cosa faccio? Faccio entrare il mio paziente nella gabbia, io sono sempre fuori, ho attaccato il rilevatore con un registratore. Quindi con un pennino che si muoverà nel caso in cui riesco a rilevare un segnale, e a questo punto che cosa vedo? Vedo quello grafico qua, vedo proprio quel grafico qua. Ma allora noi che siamo medici,
La prima cosa che voglio dire e sottolineare a noi, a voi, allora il cuore che io pensavo che fosse qua, lo rilevo a una certa distanza il mio cuore, lo rilevo a una distanza maggiore il mio cuore. E cavolo. Ma allora già qui la medicina viene stravolta. Perché il cuore è qui dentro, ma io me lo ritrovo fuori. Ritrovo fuori che cosa? Il segnale generato dal mio cuore, che è sicuramente è qui dentro. Ma guarda caso, il campo me lo trovo da altre parti. Allora pensate bene a un esempio che io continuo a fare quando parlo di queste cose, ma pensate a un obeso. A un obeso, come facciamo a fare l'elettrocardiogramma a un obeso? Perché guardate, il cuore è qua e gli elettroni glieli metto qua, a questa distanza. E tra il cuore e gli elettroni c'è un sacco di grasso. E quindi non riesco a rilevare quella corrente famosa bellissima che vi ho fatto vedere, che è questa qua, non si rileva nel caso di un obeso. Ma un campo magnetico, questo, se ne frega del fatto che c'è il grasso. Allora è un'applicazione. Ma poi Giorgio Terziani, che ha fatto un intervento l'altra volta dicendo: vi manderò, spero che l'abbia mandato a tutti, il magnetocardiogramma fatto nel bambino che è nella pancia della mamma. Ma secondo voi come faccio io a fare un elettrocardiogramma al bambino che è nel feto? E posso metterci degli elettrodi? Non posso, certo. Ma il magnetocardiogramma lo posso fare. E lui ci ha fatto vedere queste bellissime immagini della rilevazione del campo elettromagnetico generato dal feto. Ma voi capite che stiamo dicendo delle cose che sembrerebbero essere astruse, che sono fuori dal nostro modo di vedere, sono fuori dal nostro modo che abbiamo appreso durante i corsi universitari. Ma capite che sto dicendo quasi come se parlassimo un linguaggio diverso? Ma non è un linguaggio diverso, è il nostro linguaggio. È forse un approccio un po' diverso, certo, sicuramente sì. E a questo punto non faccio una questione di natura morale. Ma se il cuore è qua e io lo rilevo a 1 metro e lo rilevo a 2 metri, potrei dirvi: ma dov'è il mio corpo? Dove è andato il mio corpo? Allora forse quando qualcuno dice: e qui entriamo in un campo veramente molto delicato, io non c'entrerò, non vorrò entrarci. Ma quelli che dicono che forse ci sono delle energie intorno a noi, noi siamo dei generatori di energie, e qualcheduno si inventa l'aura, e quindi a questo punto queste energie che sono delle bande sostanzialmente. Ma forse, ma sono proprio da dire che sono dei matti? Oppure guarda caso, no. Forse visto che io sto parlando di energie, di campi generati, forse non c'è qualche cosa di vero anche in questo. Ma io ho detto: non voglio entrare in un campo che obiettivamente non mi appartiene. Io voglio ragionare da persona che studia la scienza, che ha studiato la scienza e applica alcuni elementi che provengono da un'altra scienza dentro il nostro corpo. Io mi limito a fare questo e il mio ruolo deve essere solo questo. Bene, allora invito la regia a mandare un'altra slide che è per far vedere che c'è qualche altra cosa. Eccola lì, guarda un po' che bello. Qui forse, guardate, questo qui è un elettroencefalogramma, vedete, su una linea, sulla seconda, sulla terza, la quarta. Ah, ma cosa vuol dire? Vuol dire che anche il cervello
emette dei segnali che sono tipo elettrico, come il cuore, diverso dal cuore, certo come forma, come tutto direi. E queste qui sembrerebbero quasi delle oscillazioni, delle specie di sinusoidi, delle specie proprio. E come le hai ottenute quelle a fare lì? Guarda quante linee ho messo lì. E questo è vero, è stato preso dal mio ospedale. E metto degli elettrodi sul cuoio capelluto del mio paziente. E anche lì due terminazioni danno il primo segnale, eccolo qua. Due terminazioni danno queste cose al secondo, il terzo, il quarto, il quinto, eccetera, eccetera. Caspita, ma il cervello? Quella lì è una corrente. Ma allora questo che vi dicevo prima sul cuore, ma c'è anche qualche altra cosa, c'è anche il cervello. Ma il cervello emette una corrente. E allora io di nuovo ritorno, è come se fosse un chiodo fisso per me. Ma se è corrente, vuol dire che posso guardare qui. No, guarda la prima linea che è un po' diversa da questa, dalla linea della corrente. È certo un campo magnetico. Ah, ma caspita, ma però è più ampia, mi sembra. Anche la seconda, anche la terza, anche la quarta. Ma allora, cosa ho voluto dirti? Ho voluto dirti che anche il cervello emette corrente e quindi il cervello genera campo elettromagnetico. Oi, amici, ma capite la gravità del discorso? Il cuore ve l'ho dimostrato, il cervello ve l'ho dimostrato. Ma perché faccio tutto questo, secondo voi? Ma perché io mi pongo un problema? Che queste cose qui noi le abbiamo studiate, perché il nostro neurologo, quando avete fatto l'esame di neurologia, ce l'ha spiegato. Il cardiologo prima ce l'ha spiegato. Abbiamo studiato. Ma io sto spostando il discorso tra quello che noi abbiamo studiato in un campo. Quello legato alla generazione da parte di due organi per ora, che si chiamano cuore e si chiamano cervello. Ma perché ho detto per ora? E ho quasi urlato. È perché mi domando, ma scusa, ma noi abbiamo studiato questo, ma se io ti prendo il fegato, secondo voi, il fegato, il pancreas, il rene, il polmone? Ma secondo voi, ragioniamo insieme, ma secondo voi, se io mettessi sulla pancia del vostro paziente, due elettrodi, ma secondo voi, se ho un sistema di rilevazione che sia molto sensibile. Ma secondo voi non esce niente? Ve lo dico io, che ho provato, che sto lavorando, che sto studiando. Esce, esce, esce. Uno potrebbe dirmi, beh, allora dimmi cosa esce, vai. Mi hai fatto vedere cosa esce dal cuore, mi hai fatto vedere cosa esce dal cervello. Vedere cosa esce. Sì, te lo faccio vedere, lo faccio vedere, lo farò vedere. Il punto è un altro. Ma cosa ti dice quello che esce? Che sono correnti. Ma nel cuore era codificata, l'hanno codificata la corrente i nostri maestri, quelli che ci hanno insegnato. Nel cervello ci hanno insegnato i nostri maestri. Cosa esce dal cervello? Ma se io ti dico che cosa esce dal pancreas, uno dice non contarmi delle balle. Ma cosa dici? No, dico la verità. E allora dove sta il discorso? Il discorso sta che mentre qua il codice me l'hanno dato gli altri,
i nostri maestri e quindi necessariamente io applico una legge e ho trasferito in magneto, nel caso del pancreas, del fegato, del rene, del polmone, e orco, non c'è nessuno che me l'ha spiegato, sono io che cerco di dirlo. E ci riuscirò a dirlo, ovvio. E confrontare un pancreas che va bene, che cosa esce dalla corrente del pancreas che va bene rispetto alla corrente di un pancreas che ha qualche patologia in atto. È tutto qui. E allora capite bene che questa cosa qui è di incredibile importanza. Ma giro pagina. Vi sto facendo vedere l'altro lato della medaglia sulla quale io continuo a insistere, l'altro lato della medaglia. Ma è la medaglia, è la stessa cosa. E allora è questione di decifrarlo. E ci arriviamo. Perché? Perché dopo, tra poco, io ritornerò a darvi qualche base. Badate bene. Vi prego di dire che io sono qua per darvi delle basi. Non voglio fare il fisico per i medici, chi se ne frega. Ma voglio che il medico capisca che sto costruendo un palazzo di tanti piani e sono partito dalle basi. E le basi sono quelli che mi permettono di dimostrare a voi che a questo punto non sono uno stregone, non mi sono giocato il cervello, non voglio prendere in giro nessuno, voglio costruire un palazzo che, guarda caso, ha delle fondamenta che sono solide. Gli altri possono dire, oh, mi sta raccontando una favola. No, sono tutte storie. No, parto. Ecco perché ho pregato tutti di dire, ma in un corso in cui io devo parlare di medicina quantistica, dovrò partire da dei concetti che derivano da una roba che non conosciamo, che si chiama fisica quantistica. Allora capite bene che per arrivare alla fisica quantistica, che è la fisica evoluta, dovrò dare delle informazioni che sono legate forse alle conoscenze della fisica classica, per arrivare a dimostrarvi perché noi medici giustamente siamo diffidenti e non possiamo avere continuamente persone che danno informazioni che ci attacchiamo nella nostra testa e che tiriamo fuori senza avere veramente le basi per dire che queste informazioni sono vere. Perché guardate, che la medicina, continuo a dirlo, non è una scienza esatta, è un'arte, non è una scienza esatta. Quindi a maggior ragione, se io arrivo a parlare di medicina quantistica, è evidente che dovrò passare da una scienza esatta che si chiama fisica e fisica quantistica dentro il corpo umano e diventa la medicina quantistica. Bene, allora il problema vero è adesso andremo avanti con qualche concetto importante. È quello di dire, e lo pongo come domanda, ragionateci, cuore sì, cervello sì, e tutto il resto è quello che io dico, perché loro sì e perché gli altri no. Allora la risposta l'avete già capita, anche gli altri sì. Emettono corrente che dobbiamo decodificare e quindi produrranno anche gli altri, e
campo elettromagnetico. Eccola qua. E ci arriviamo. Allora, dottoressa, se gentilmente adesso mi fa vedere qualcosa di fisica, senza spaventare i nostri colleghi, andiamo a quella che si chiama legge di Ohm, che è importante, ve la descrivo. Oh, badate bene, cari colleghi medici, non facciamo assolutamente una lezione di fisica. Allora, eccola qua. Oh, questo qui io avevo fatto un bel filmato, soltanto che il filmato forse non riesce a essere messo come filmato, ma io ve lo spiego. Vediamo se parte un filmato. Non penso. No, non parte. No, no, Non ce la professore, faccio. non era compatibile. Va bene. Allora, guardate, io col mouse vi faccio vedere che cosa ho fatto. Questa è la batteria, questa qua, guardatela. La batteria è quella che voi avete, che conoscete, no? È quello che voi avete nella vostra automobile. Quindi, cos'è la batteria? È il generatore di un'eventuale corrente. Vediamo, eventuale. È come dire che la batteria è la vostra vasca da bagno. Voi nella vasca da bagno, ovviamente aprite il rubinetto e riempite la vasca da bagno. La riempite al massimo. Va bene? Benissimo. Allora, quell'acqua lì che voi avete messo nella vasca da bagno corrisponde agli elettroni che sono messi qui dentro e che per ora stanno lì belli tranquilli. Vedete che qui c'è un elettro che è positivo, è il famoso più della batteria. E questo è il meno della batteria. Eccolo qua. È quello che avete proprio nella macchina, tale quale. Eccoli. Questo è il più e questo è il meno. Bene. Allora, la batteria è il contenitore di elettroni e questi elettroni rimangono residenti. Adesso supponete che io nella vasca da bagno faccio un buco sulla fiancata della vasca da bagno. Se faccio un buco, se è un buchino, comincerà a uscire acqua da quel buchino lì. Oh, ma se io ti faccio al posto di un buchino piccolo così, ti faccio un bucone così, uscirà più acqua. Ah, caspita. E l'acqua cosa hai voluto dire di che l'acqua lì? Che a questo punto l'acqua rappresenta gli elettroni che sono presenti in quella batteria che escono dal buchino farà più fatica a uscire perché? Perché il buchino è piccolo. E se io ti faccio un bucone così, farà meno fatica, ti viene un getto d'acqua fuori. E se ti faccio un buco così, a maggior ragione. E quella lì è la corrente. Ah, caspita, allora la batteria è equivalente alla vasca da bagno piena di acqua. E il buco, la dimensione del buco è quella che noi fisici chiamiamo la resistenza all'uscita dell'acqua. Più il buco è piccolo e più la resistenza è grande. Quindi voi vedete che la corrente che esce è piccolina. E se ti faccio un bucone grosso così la resistenza è minore. E se ti faccio un bucone così, la resistenza è notevolmente minore e il flusso di acqua, che equivale alla corrente, esce in una maniera veloce e ti scaricherà la tua vasca da bagno. Ah! Allora, questa è una legge importante, badate bene, ma perché è importante? E io ve la volevo dimostrare. Ho fatto tutto un bel circuito, guarda qua. Questa è la batteria, poi ho messo uno strumento che misura la tensione della batteria. La tensione è i 12 volt che voi trovate quando andate sulla vostra macchina, misurato da questo strumento che si chiama volmetro. Quindi ricordatevi, non mi interessa
che voi sappiate tutto quello che so io sulla legge di Ohm, fregatevene, ma il concetto importante è che, dato il contenitore batteria, la corrente di uscita è legata alla resistenza, al famoso buco che io ho fatto nella vasca da bagno. E la corrente che esce, ovvero l'acqua che scorre da quel buco, è legata alla dimensione del buco, ovvero il valore della resistenza. Quindi non vi faccio formule, ma cosa ho voluto dirvi? Che più è piccola la resistenza, quindi più è grande il buco, e più è grande la corrente. Basta. Mi accontento di questo. Ma perché vi ho detto questo? Vedete che io qui avevo in mano una lampadina, guardatela qua, ecco. E io nel filmato che cosa ho fatto? Avevo una resistenza che è questa, eccola qua, e mi sono divertito a cambiare il valore della resistenza. E che cosa ho visto? È che la lampadina con la resistenza alta si accendeva poco, poi riducevo la resistenza, la lampadina si illuminava di più, lo riducevo ancora e la lampadina. Oh, ma la lampadina però scottava! Io mi scottavo le mani! Ah, caspita! E cosa vuoi dirmi? Voglio dire che la corrente che circola, più è alta la corrente che circola in un circuito, e più la lampadina si accende, e più la lampadina scotta. Ah, ma allora la circolazione della corrente crea un effetto termico. Cavolo, mi scotto. E le stufette elettriche che voi utilizzate nel periodo invernale, quando voi mettete dentro la spina, che cosa vedete nella stufetta elettrica? Vedete un filo che diventa rosso e guarda caso quel rosso ti emette calore. Allora le cose importanti sulla legge di Ohm sono quello che vi ho detto, che la corrente aumenta se la resistenza complessiva del circuito è bassa. E c'è un effetto termico. Ma non solo, non solo, è qui, è qui, è qui. Io su quel circuito avevo messo una bussola. Voi la conoscete tutti, la bussola. La bussola è uno strumento banale, però è importantissimo perché vi dà l'indicazione del nord, e quindi del sud, e quindi dell'est, e quindi dell'ovest. Ma freghiamocene, il nord. E se io ti attacco e ti metto una bussola lì, attaccato vicino ai fili, che cosa vedo? Dunque, che la bussola all'inizio mi dà il nord. Ma se io accendo quella lampadina e la bussola si sposta, anche questa è stregoneria, no? È fisica. Perché? È perché la corrente, e quello che io ho cercato di farvi capire con l'esempio del cuore e del cervello, è la corrente produce campo elettromagnetico. Ah, aia, ah, allora è per quello che si dice, beh, badate, cari colleghi medici, visto che anche voi andate a dormire la sera, visto che anche voi avete fili che girano intorno al letto perché dovete accendere l'abat-jour a destra, a sinistra, poi avete il televisore, poi magari avete la radio sveglia perché dovete svegliarvi in fretta, poi avete il telefonino attaccato perché chiaramente dovete sentire tutti i messaggi incredibili perché noi siamo collegati 24 ore su 24, purtroppo. Ma allora? E allora, se tu accendi la luce,
circola corrente e quindi produci campo magnetico. Ma se tu accendi la televisione, caspita, la televisione produce campo elettromagnetico. Addirittura c'è lo schermo, in più c'è lo schermo. Quindi campi di disturbo. La radio sveglia e caspita. Il telefonino? Non parliamone nemmeno. Allora dovremmo stare attenti. Dovremmo stare attenti. Allora, quando tu dici, ma io non dormo, sono agitato, oh cavolo, ma vai a vedere un attimo com'è l'inquinamento nella sala dove tu dormi, nella camera da letto. Vai a vedere nel tuo studio dove operi, da che parte se tu sei immerso in campi elettromagnetici. Ma perché tu dici questo? Perché ti ho dimostrato. Perché ogni qualvolta tu accendi, eccolo qua, accendo, no, accendo, accendo, ho acceso due lampade. Mi sto illuminando maggiormente. Ma qui si crea campo elettromagnetico. E allora attenzione. C'hai mal di testa? Dice, io ho sempre mal di testa, non capisco perché, ma non capisco perché gli ho fatto fare l'elettroencefalogramma, l'ho mandato dal neurologo, non fa niente. Ma sta stress, stress, stress. Ormai stress si usa da tutte le parti, è stress. La motivazione è stress. No, la motivazione è che tu c'hai dei campi di disturbo. E tu, visto che io dovrò arrivare all'ultima lezione a parlare dei campi elettromagnetici che noi dimostriamo anche sull'S-Drive, porco, siamo circuiti risonanti, questo è il tema, siamo circuiti risonanti, riceviamo informazione del campo elettromagnetico generato da fuori che arriva alla mia testa che è un circuito risonante, arriva al mio cuore che è un circuito risonante, arriva al mio fegato che è un circuito risonante, al pancreas, eccetera, 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 eccetera. Ah, ma questa è una visione pazzesca. Rispengo le luci. Allora l'importante di quello che vi sto dicendo è che ogni volta state attenti. E qui io adesso dirò una cosa che può sembrare una bestemmia, ma non lo è per niente. Noi passeremo. Adesso diciamo prendete tutte macchine elettriche. Perché inquinano di meno, giusto? Emissione zero. Bene. Ma io entro dentro nel mio abitacolo della macchina, accendo, ci sono correnti enormi per fare funzionare i quattro motori che pilotano le quattro gomme, le quattro ruote. Correnti incredibili. E qual è il campo elettromagnetico generato? È quello che io vi ho fatto vedere in questo esempio della legge di Ohm. Ma lì è ridicolo perché accendevo una lampadinetta piccola così. E allora passeremo da un inquinamento da scarico, da particolato, da metalli pesanti sospesi nell'aria, emessi dallo scarico della macchina, passeremo ad un inquinamento elettromagnetico pazzesco. Con questa affermazione penso che rischieremo di essere fatti fuori perché la produzione di macchine elettriche sarà via via sempre più incrementata. Ma questa è la realtà. Noi vivremo in una società sempre in cui i campi elettromagnetici giocheranno un ruolo vincolante all'attività biologica, alla nostra attività biologica. E qui non voglio aprire un inciso perché sennò mi sparano subito, ma d'altra parte non è
il compito di questo corso. E quando parleremo del 5G, quando parleremo del 6G, del 7G, dell'8G, che sarà sempre una cosa meravigliosa perché diranno, ma è la scienza, è la scienza. Avremo più velocità di connessione, più persone che ci staranno ad ascoltare, più frequenze che ci attraverseranno e andranno a modificare i nostri circuiti risonanti. Ecco il problema vero. E allora, a questo punto, ritorno a farvi delle cose belle. Allora, la legge di Ohm, ricordatevi, corrente, più la corrente è alta e più vuol dire che la resistenza del vostro circuito è piccola. Allora, guardate, ho preso adesso un filo, lo vedete? Guarda, bello dritto, sinistra, anche del mio. Ecco, guarda. Allora, adesso se io collegasse all'estremità di questo filo, che ovviamente ha una resistenza, è certo. Se lo collegassi a una pila, attacco il più qua e il meno qua, sicuramente vedrai circolare corrente. Sicuramente se prendo la mia bussolina, vedo che la bussolina si sposta. Certo, se la corrente è bassa si sposterà. Forse faccio fatica a vedere che si sposta. Se la corrente invece è bella forte, sicuramente la bussola si sposterà. Allora, questa è la resistenza di questo filo. Ottimo. Guarda adesso cosa ti faccio. Guarda, in diretta, prendo questo filo che è dritto, prendo il mio dito che fa da guida e mi metto a girare il filo intorno al dito. Eccolo qua. Ottimo, adesso lo tiro fuori. Guardate cosa ho fatto. Lo vedete bene? Ah sì, è un filo avvolto. Quel filo avvolto avrà la resistenza che vi ho fatto vedere prima quando il filo era dritto. Ma perché abbiamo fatto tutto questo bel casino qua? Ma per farvi vedere una cosa importante. Che un filo avvolto. Guardate, una spira, due spire, tre spire, quattro spire, ho fatto quattro spire. E se io adesso facessi circolare corrente di nuovo come ho fatto prima, che cosa vedrei? Oh, vedrei che il campo magnetico si sposta di più. È una miseria. E perché si sposta di più? È perché tu hai fatto delle spire e ogni spira produce un campo magnetico. Quindi io ho una, due, tre, quattro spire ho fatto. Quindi il campo magnetico rispetto al filo, che è lo stesso, no, non è che ho fatto un trucco, è lo stesso. E no, ha aumentato il campo magnetico. Ah sì, bello. Guarda, adesso ti prendo questo filo bianco. Se facessi la stessa roba, adesso io te l'avvolgo, guarda. Adesso ti faccio qualche spira forse di più, eh? Guarda. Eccolo qua. Guarda, ho fatto, là ne avevo fatte quattro. Qui una, due, tre, quattro, cinque. Anzi, no, te ne metto un altro pezzo. Quasi sei. Eccolo qua. Anche questo, se io attaccassi una batteria qua, vedrei un campo magnetico che diventa maggiore di questo. E perché diventa maggiore di questo? Già hai attaccato una spira di più. Ah, bene. Perché vi faccio tutto questo caos? Per dirvi una cosa importantissima. Guarda. Allora, supponiamo. Guarda un po', seguite il mio discorso. Supponiamo di mettere attaccato a questo filo
la famosa batteria del filmato. Circola corrente. Produco campo magnetico attraverso questa spira. Adesso io ti prendo questa spira qui bianca, guardatela bene. E mi diverto, si fa così per dire. Qui non, nella bianca non metto niente. Metto solo all'estremità di questo filo bianco uno strumento per farmi vedere se c'è, boh, corrente. E no, non può esserci corrente, perché se non ci metti una batteria non c'è corrente, è certo. Mentre sulla bobina rossa ho attaccato una batteria. E quindi la batteria che cosa fa? Fa circolare corrente, la corrente circola in questa che si chiama, un filo avvolto si chiama bobina, bobina, ricordatelo, bobina. E a questo punto io che faccio? Guarda, prendo il filo, questa, la bobina bianca. Non succede niente. Ma se io gioco spostando la bobina bianca rispetto alla rossa, o la rossa rispetto alla bianca, che è la stessa cosa, noto che nella bobina bianca circola corrente. Ma scusa, ma come fa a circolare corrente, scusa? Se la bobina bianca non c'è attaccato niente, non c'è attaccato una batteria, come fa a circolare corrente? Legge di Ohm. E non può. E no, invece succede. Aia. Aia. Siamo di nuovo alla stregoneria. Colleghi medici, siamo di nuovo alla stregoneria. Ma io non sono uno stregone. Non c'ho manco la faccia da stregone. Che cosa succede? Che cosa è successo? Che se io mi fermo non succede niente, ma se io sposto l'una rispetto all'altra, vedo corrente qua. Ah, ma allora qui ci deve essere un trucco della fisica. È certo che c'è un trucco della fisica. Se io sposto una bobina rispetto all'altra, vuol dire che la bobina bianca viene ad essere interessata ad un campo magnetico prodotto dalla rossa e la variazione di campo magnetico induce una corrente nella bobina bianca. Tenete presente questo concetto, eh? Tenete molto ben presente. Induce una corrente. Bene, allora io invito la dottoressa a passare alla legge di Ohm in corrente alternata. E adesso vedrete una bella cosa. Eccola qua. Allora, che cosa ho fatto? Ho fatto un circuito che è simile, ma al posto di avere la batteria, quindi la mia vasca da bagno che era stata riempita all'orlo e a questo punto ho fatto un buco, buchetti, buconi, buchi molto grandi, stavolta ho preso questo qui, guardate, è proprio quello del filmato. Ecco, questo è un trasformatore, si chiama trasformatore. Vedete? Qui, dov'è la spina? Eccola qua. L'ho collegata ai 220 volt. Perché si chiama trasformatore questo? Perché adesso applica il principio che io vi ho spiegato, ma adesso ve lo spiego bene. Allora, che cosa succede? Che qui voi avete 220 volt in casa vostra e io non sono così scemo
d'aver fatto un bel circuitino dicendo io uso 220 volte, perché se tocco 220 volte, non dico che mi fulmino, ma prendo un bello scossone io. E quindi che cosa ho dovuto fare? Ho preso un trasformatore che viene alimentato a 220 volte e guarda caso mi ha fatto in uscita una tensione di 12 volt. 12 volt è equivalente ai 12 volt della vostra macchina. Quindi io potevo toccare tranquillamente tutto senza essere fulminato. E allora io ho detto, bene, prendo il trasformatore, adesso ve lo spiego. Come lo spiego il trasformatore? Che a questo punto io parto da 220 volt, eccolo qui. Infilo dentro 220 volte nella vostra alimentazione di casa, nella mia alimentazione di casa, e guarda caso c'ho in mano l'uscita del trasformatore che io posso toccare tranquillamente perché ho 12 volte. Ah, bene. E il trasformatore come funziona? Allora facciamolo vedere come funziona. Facciamolo un attimo. Vediamo così almeno i miei colleghi medici capiranno. Allora, guarda un po'. Adesso io prendo questo strumento. Si chiama oscilloscopio, vedete? È una specie di televisione. All'oscilloscopio io ho in mano un segnale d'ingresso, cioè una probe che mi permette di infilare questa probe dove voglio per vedere se la mia televisione mi fa vedere dei segnali o no. Beh, la probe la tengo io in mano, guardate, vedete, però è isolata. Adesso io tocco, stai a vedere, tocco l'entrata, eccola qua, aspetta che te devo inquadrare. Porco, lo Spaggiari tira fuori un segnale, guardalo lì, guarda, sembra un segnale che va giù, che poi va su, che poi torna giù, che poi ritorna su. Beh, caspita, lo Spaggiari è un generatore. Lui, lo Spaggiari non è collegato a niente, vedete, c'ho solo in mano l'oscilloscopio e c'ho in mano il segnale che eventualmente voglio vedere sull'oscilloscopio. Ma guardate che qui sono isolato, non sto toccando niente. E adesso invece tocco, tiro fuori la punta. Eccola qua, tocco con la punta delle mie mani e io genero questo segnale. Ui, ma questo segnale ve lo dico io, sono 50 Hz, sono esattamente quello che io sto ricevendo perché sono attaccato all'impianto, io ricevo 50 Hz, sono diventato io un generatore. E se io chiamo uno di voi e gli faccio toccare questo terminale con in mano io, anche voi generate 50 Hz. E la miseria! Ma perché vi sto facendo vedere tutta questa cosa? Perché ritorno al trasformatore. L'entrata della vostra casa c'è scritto 220 volt 50 Hz. Vuol dire che quel segnale lì che è fatto in maniera sinusoidale oscilla in un secondo 50 volte. 50 volte fa così, in un secondo. Ah, ma allora vuoi dire che in un secondo la corrente in quel filo lì che si chiama trasformatore, che non è altro che questa bobina rossa, vuol dire che nella bobina rossa circola una corrente che continua a fare così 50 volte. E quindi vuol dire che il campo magnetico provocato dentro quella bobina rossa è 50 volte nel secondo che oscilla e fa sud, nord, sud, nord, sud, nord, sud, nord, sud, varia.
50 volte in un secondo varia. E allora prendo la bobina bianca. Cavolo, qui varia il campo elettromagnetico nella rossa e che cosa succede nella bianca? Ve l'avevo detto prima quando io spostavo una con l'altra. Qui non sposto niente, cambia il campo magnetico nella bobina rossa e quindi necessariamente sulla bobina bianca nasce una corrente indotta o una tensione indotta, che è esattamente la stessa identica cosa. Allora vuol dire che lo Spaggiari non ha voluto fulminarsi, perché se no non potevo farvi la lezione oggi. Che cosa ha fatto lo Spaggiari? Ha preso il suo trasformatore che ha attaccato a questa spina la bobina rossa. La bobina rossa ha cambiato il campo elettromagnetico ogni secondo 50 volte e la bobina bianca, che in quel caso è fatto da meno spire rispetto alla bobina rossa, mi ha dato solo 12 volte. Ah, cavolaccio. Ah, cavolo. E la legge di Ohm allora? Adesso che mi hai fatto tutto questo per farmi vedere, è diversa rispetto alla legge di Ohm di prima? No, è uguale. Uguale. Identica, precisa. Allora, se tu alimenti con corrente continua o se tu alimenti con corrente alternata, la legge di Ohm vale nello stesso modo. Ma che cosa c'è di diverso? Ecco cosa c'è di diverso. Ci deve essere qualcosa di diverso. E certo, perché nella corrente continua la tua vasca da bagno era piena e a questo punto ti forniva corrente in maniera continua. E qui la corrente te la fornisce così, fa il massimo, va a zero, poi si inverte. Poi dopo ritorna a fare il massimo, poi si rinverte. Allora questo andare, questo venire, che però nella lampadina che io ho sempre in mano lì, la vedete? Io non vedo che la lampadina non si accende, poi si accende forte, poi dopo non si accende, poi dopo si inverte, quindi fa l'inverso della corrente, quindi la corrente va da una parte, poi torna dall'altra parte, poi torna di qui, poi torna di là. Ma il mio occhio non vede questa roba qua. Vede esattamente come la legge di Ohm di prima, come se la corrente fosse continua, ma non è così. Ma per difetto del mio occhio, che non capisce che la lampadina si spegne, si accende forte, si rispegne, si riaccende in maniera inversa, se, eccetera. Non lo vede, la vede sempre accesa. Quindi l'effetto di calore la do lo stesso, mi scotto, mi sono scottato con la lampadina, l'effetto del campo elettromagnetico continua a esserci in questo modo, perché è chiaro che se va così il campo magnetico è in una direzione, se va giù è in un'altra direzione, caspita! Ma allora questo è il grande segreto. Allora la legge di Ohm si applica sempre, identica, precisa, ma con un effetto diverso rispetto alla produzione di campo elettromagnetico che diventa variabile. Che diventa variabile. Sì, signore. E allora guarda. Allora guarda. Oh, che bello, stavolta ho cambiato la radio, eh. Ah, sì, la radio, guardate com'è bella questa radiolina, ecco, che adesso smonto, perché sono qui a fare i trucchi. Allora, questo lo accendo. E questa qui è la sintonia. Martelli. Cambia. Questa è l'antenna.
Guarda un po'. Cioè, se ti giri Continua a dietro, c'è il mio cambiare. vicino di casa, il vicino di... Basta, vi ho fatto sentire troppo. Ma caspita, tutto quello che tu mi hai detto, allora vuoi dire che qui dentro c'è qualcosa che è analogo? Adesso me la smonto, va. Questa è l'antenna, eh? Adesso tolgo per smontarla, devo togliere i tappi qua. Spero di riuscirci. Questo è venuto via subito. L'apro. La pila, eccole, vedete le pile qua, eccole qua, ecco. Poi smonto addirittura tutto. Aspetta un po', ecco. L'altoparlante non me ne frega niente. Guarda, che l'ho smontata. Oh, vediamo se rifunziona. Accendo. Oh, là. Adesso vi faccio vedere un particolare. Rispegniamo perché sennò fa troppo casino. Guarda un po'. Cos'è che faceva lo Spaggiari su questa radiolina? Guarda, guarda cosa c'è qua. Avrei bisogno di quattro mani, eh? Aspetta. Inquadro. Questo è quello che io facevo come sintonia. Vedete che sposto questo affare qua? Cos'è che sposto? Sposto quello che si chiama condensatore. E cos'è? Adesso ve lo ritorno alla bobina. Ritorno alla bobina. Qui ho fatto non so che cosa. Aspetta. Allora. Ritorno alla bobina, ho preso la rossa, potevo prendere la bianca. Se io ho questo filo qua, guardate, e a questo filo qua, collegassi due piastre, ecco, me le simulo con le mie due mani, e io allontano, avvicino la mano sinistra con la mano destra o viceversa. E cosa cambia di questo condensatore che si indica con C? Questo si indica con L. Bobina si indica con L. Ma voi non ricordate queste sigle perché non ce ne frega niente. È il concetto. E questo condensatore C, vedete che può variare. Quindi io girando quella manopola, cambio la C. Continuo a fare così. E quindi che cosa succede? Succede che cambio la frequenza di ricezione che ottengo attraverso questa antenna, che è un filo, ma un filo così. Guarda, vi ricordate il bianco? Guarda, ecco, se io lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, guardate, è ritornato il filo di prima. Questa è l'antenna. Ovvero non è altro che un circuito così, oscillante, eccolo qua. Ecco, l'ho rifatto. Tieni, eccolo qua. E quindi sono in grado di ricevere dentro il mio ambiente questo, tutte le frequenze che voi avete sentito, perché in funzione della posizione che io giravo, di questo condensatore, eccolo qui, cambiavo la frequenza di ricezione. Ma cosa hai voluto dire? Che qui dentro c'è un circuito risonante. Certo, in funzione della posizione del condensatore, risuona con frequenza radiogamma, cambio, risuona su frequenza Radio Milano International, cambio, risuona su frequenza Rai 1, Rai 2, Rai 3.
E se ti prendono la televisione, vale nello stesso modo, cambia la frequenza però, perché la televisione non è in grado di ricevere il segnale radio, così come la radio non è in grado di ricevere la televisione. Perché? È perché cambia la gamma di frequenza. Quindi ogni apparecchiatura ha una gamma di frequenza. Caspita. Ma allora io che faccio il medico e continuo a fare il medico, ma quando io arriverò a fare delle cose interessanti che vedremo nell'ultima parte del corso, ma allora vuoi dire che noi siamo dei sistemi risonanti, ovvero siamo dei sistemi come la radio, ovvero siamo dei sistemi come la televisione. E chi è che ti fa da circuito risonante? Ah, bella domanda. Io potrei anche dimostrarvelo. Siamo qui ancora 2 giorni e io vi dimostro. Perché il DNA, la doppia elica. Ma vuoi dire che la doppia elica è un circuito come può essere questo? Insieme magari al bianco? No, pure anche sempre il bianco. Vedete come questo? Sì, questo ho voluto dire. Che noi siamo dei circuiti risonanti. Su che frequenze? Ah, su che frequenze? Su frequenze lo vediamo. Forse l'abbiamo anche visto. Ne abbiamo già forse anche discusso. Su una gamma di frequenza molto ben precisa. Qual è? Quella dovuta alle mie orecchie, quindi la frequenza che è uditiva. Quanto può essere la frequenza uditiva? È da circa, vai, da circa, da 16 Hz fino a 22.000 Hz. Cosa? Vuol dire che 16 Hz vuol dire che in un secondo oscilla completamente 16 volte. E se ti prendi il 22.000 Hz, gli acuti sono, se sono un maestro d'orchestra, cosa che non sono, sicuramente una frequenza che in un secondo oscilla 22.000 volte. In un secondo. E la mia membrana dell'orecchio riesce a seguire oscillazioni che avvengono in 22.000 volte al secondo. Direttore d'orchestra, io che non lo sono, arriverò a 18.000, 19.000. E poi i miei occhi anche loro sono dei rilevatori di spettro di frequenza. E certo, la luce, tu vedi perché c'è la luce. E la luce qual è? È lo spettro di frequenza della luce che va dal rosso al violetto. Dentro lì. Ma la radio che vi ho fatto sentire prima non lavora su queste frequenze, lavora su frequenze molto diverse. La televisione di cui parlavo prima lavora su una gamma di frequenze molto diverse. E allora uno potrebbe dire, e allora Spagnale, che te ne frega? Tu lavori solo sulla tua frequenza, che è la visiva e l'uditiva. Non fare casino. Te ne freghi delle frequenze delle radio, della televisione, di questa, te ne freghi. No, perché non te ne devi fregare? Per quale motivo? E se tu risuoni solo dentro quella gamma lì? No, caro, perché? Perché tu purtroppo, ragazzi, purtroppo, c'è l'induzione delle altre frequenze, delle altre alte frequenze o basse frequenze, su dentro il tuo spettro, purtroppo, perché se no, giustamente uno potrebbe dire, fregatene, non sono fatti tuoi, non sei una radio. Non sei una televisione, non sei un telefonino, quindi smettila. Anzi,
violentemente mandiamo a farsi fottere le persone quando ti dicono queste cose. Ma perché invece non è così? Se la tua gamma di frequenza è questa e tu mi parli di gamma di frequenze che sono queste qua, è perché quelle lì, purtroppo, 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 inducono su questa mia frequenza e quindi vanno a scompensare, vanno a creare caos, vanno a creare quello che poi vedremo sulle setrai, no? Quando noi diciamo, beh, vabbè, insomma, dai, e allora tu prendi il cappello, va bene, il cappello ti darà il tuo spettro di frequenze, quelle lì, visive, eccetera, del comportamento di tutto quello che tu c'hai dentro e di cui tu hai memorizzato attraverso il cappello. No, perché ci sono queste influenze indotte. C'è il fatto che tu, detto, sei respinto dalla società. Che tu sei amato dalla società, che tu hai, ho detto, noi quando parliamo di inquinamento pensiamo sempre all'inquinamento, l'aria, acqua, suolo, quindi quello che mangiamo, perché dal suolo arrivano gli alimentari, gli alimenti, e quindi quelli lì, poveri cristi, anche loro sono inquinati. Ma da cosa? Dall'aria, dall'acqua. E allora tutto questo? Allora uno potrebbe dire, beh, allora il cappello tiene conto di questo? Sì signore, di tutto. Noi siamo al centro di un universo che ci circonda e a questo punto l'universo che ci circonda potrebbe indurre su di noi un sacco di elementi positivi da una parte e negativi dall'altra. E chi è che te le tiene dentro in memoria? Il tuo circuito. Il tuo circuito. La memoria biologica, il tuo cappello. Ecco qua. Allora voi capite bene che tutto quello che io sto tentando di dirvi, io non so, forse ho parlato anche fin troppo. Quello che io ho tentato di dirvi è darvi delle informazioni per arrivare alla costruzione finale del mio palazzo che sta crescendo di piano e devo dire forse anche troppo rapidamente, perché potrei dimostrarvi e farvi vedere molto di più di quello che vi faccio dimostrare nelle 8 ore che ho. E a questo punto arrivare alla fine della costruzione per dire che noi siamo. Ricordatevelo bene, noi siamo dei circuiti risonanti. Ve l'ho dimostrato nella radio, l'ho smontata, adesso la rimonterò. La prossima volta vi faccio vedere come, cambiando la sintonia della radio, vi faccio vedere con questo magnifico strumento come il circuito risonante, che è quello dell'antenna, cambia la sua frequenza di risonanza, ovvero di captazione del segnale che è nell'aria. E noi siamo circuiti risonanti. Penso che il mio collega adesso vi parlerà del diapason. State bene a vedere e ascoltare. La risonanza meccanica non è che vi faccio le corna, sono due forchette, una delle quali viene eccitata da un martelletto e guarda caso l'altra che non è eccitata si mette in risonanza. Bene, quella risonanza meccanica. Io vi ho parlato della risonanza elettronica che abbiamo nella radio, nella televisione, in questi maledetti telefonini, e a questo punto la risonanza biologica, che è quella attraverso il nostro circuito risonante che si chiama DNA.
Ecco, alla prossima puntata.